Salve, qui il vostro capitano Santen Chan, ancora una volta salutando tutte e tutti voi che mi seguite. Mi filmo con il tablet, speriamo che ci abbia la batteria carica. Il tema del giorno sarà la sicurezza informatica. Quanti di voi si ricorderanno la disputa che c'è stata fra il NSA, National Security Agency, e la Apple, perché dei terroristi in Nord America avevano un iPhone e non sono riusciti a decodificare i dati. Poi non se n'è più parlato. In realtà, molti hanno concluso da quella vicenda che l'Apple non rilasciasse informazione di quello che facevano i suoi usuari nell'iCloud e con i cellulari. Niente di tutto ciò può essere più falso. Ossia, in realtà i dati li danno, soltanto che le agenzie di intelligenza, di spionaggio nordamericano, volevano una chiave di accesso universale agli iPhone, mentre invece quelli dell'Apple dicevano: no, un momento, ogni volta che volete carpire dell'informazione ci pagate a noi. È per quello che il Pentagono vuole sviluppare dei computer quantici, perché non avrebbe più bisogno di pagare Yahoo, Google, Facebook, Apple, tutte le marche che costruiscono cellulari con Android, la Microsoft, Instagram, per accedere all'informazione. Perché con un computer quantico si potrebbe craccare la password e il nome di usuario di qualsiasi account. Poi c'è da dire che anche se le fabbriche non danno e le piattaforme di informazione non danno le password e i contenuti, lo stesso riescono a immagazzinare così tanti dati che prima o poi riusciranno ad avervi accesso. Quindi non vi preoccupate, anche se moralmente la Apple, la Google, la Facebook, Microsoft si oppongono a cedere informazione, lo fanno di nascosto e a pagamento. Comunque la NSA ha ricorsi sufficienti attraverso l'FBI, la CIA e altre 23 reti di spionaggio di raccogliere informazione in Mountain Iron, se non mi sbaglio. Hanno miliardi e miliardi di gigabit, come hanno detto in Voyager, per poter, diciamo, stoccare a tempo illimitato ogni chiamata di cellulare, ogni SMS e ogni cosa che facciate con applicazione in qualsiasi sistema operativo di cellulare e di computer, senza chiedere permessi o autorizzazioni a nessuno. E magari con gli anni potranno disincrittare qualsiasi informazione, magari vi copiano per intero il sistema operativo del vostro cellulare con tutti i dati che ci sono contenuti. Come pesa questo tablet? Filmarsi con un tablet non è poi così facile. Quindi, riepilogando e filmandomi in questo modo, per cui non devo tendere il braccio, cosa possiamo fare per mettere al sicuro i nostri dati, le nostre informazioni, per tutelare la nostra privacy? Innanzitutto di andare in Google Plus e disattivare l'opzione caricare tutte le foto e gli archivi. Poi non usare dispositivi che andranno a collegarsi in rete
quando ci saranno del materiale sensibile caricato dentro, e cercare di non compartire tutto nelle reti sociali, perché magari senza volerlo diamo informazione a chi non vorremmo. Quindi la tutela della nostra privacy passa per noi stessi. Non possiamo responsabilizzare nessun altro. Poi bisogna fare attenzione a non aprire degli email a caso, soprattutto quando non sappiamo chi ce li manda e quando magari le scritte che compaiono nel campo del titolo e nel corpo del messaggio sono strane. Non fare clic a nessun link sconosciuto e guardarci bene dai contatti che ci chiedono di entrare a far parte del loro circolo sulle reti sociali, perché magari sono capaci di hackeare il nostro account. Comunque vi dicevo, dopo quello scandalo dei terroristi nordamericani che avevano l'iPhone, tutti si sono messi le mani nei capelli dicendo che avrebbero salvaguardato l'intimità e la privacy dei loro usuari. Nulla di più falso. Le grandi corporazioni vendono e vogliono continuare a vendere informazioni riservate e private dei loro clienti, soltanto che vogliono continuarla a vendere. Quello che chiedevano quelli della DEA, della NSA, della CIA, dell'FBI, eccetera, era di poter avere un passepartout per aprire tutti gli iPhone. E quelli dell'Apple hanno detto no, per ogni iPhone che vuoi vulnerare ci devi pagare a noi, lo porti in un centro di assistenza iPhone e ci paghi. Quindi è stata tutta lì la controversia. Non è che quelli dell'Apple non vendono informazioni, la vogliono vendere. Invece è come se tu hai un Ferrari con problemi di carburazione, vai da quello che aggiusta la carburazione e gli dici: guarda, io ho dei Ferrari, ne ho tanti, ma non voglio ogni volta pagarti per l'aggiustamento, tu dimmi come si fa e io ti pago una sola volta. E quello che aggiusta le carburazioni, il carburatore, ti dice: no, bisogna tutelare la meccanica dei Ferrari, tu ogni volta che hai problemi col carburatore vieni qua e lo aggiusto io e mi paghi. Così è stato con l'Apple. Ogni volta che vogliono spiare un Apple devono pagare all'Apple. Ogni volta che vogliono spiare un account Google, per esempio un Gmail, o spiare quello che tu navighi, devono pagare a Google. Allora sì che cedono l'informazione per questioni di sicurezza, per questioni di spionaggio, per questioni antiterroristiche, ma se non gli danno i soldi loro non collaborano. E adesso stanno per mettere a punto un supercomputer quantico che riuscirebbe a craccare ogni password e username senza quindi dover pagare le grandi corporazioni in rete e i grandi fabbricanti di hardware. Questo si sa, però non se ne parla molto. L'informazione è costantemente venduta, ci sono delle banche dati nella underweb o nella dark web che contengono password e nome di usuari di milioni di utenti. Di fatto è scoppiato nella prima decada del 2010 uno scandalo perché la Banca Centrale di Londra avrebbe perso informazioni di più di 1,5 milioni di usuari, che sono state queste informazioni trafugate e vendute in CD. Non si sa da chi, ma poi hanno fatto delle frodi con quelle informazioni. Quindi 1,5 milioni di conti correnti bancari sono stati craccati e venduti attraverso internet
o attraverso compact disc. Quindi il mito che le grandi aziende, le corporazioni vogliono tutelare la tua intimità è un mito. Loro soltanto si lagnano perché gliele chiedono gratuitamente queste informazioni, ma se le possono vendere, le vendono. E quindi non stiamo al sicuro, non siamo protetti, facciamo il più possibile per non dare troppa informazione a noi stessi. Per esempio, da questo video si avvincerà che io so che loro sanno che io so. Anzi, loro già lo sapevano prima, ma io adesso lo so che loro sanno quello che io so. Voi lo sapete anche. E sapranno che voi lo sapete. E voi lo sapete che loro lo sanno, quello che voi sapevate. E voi e loro adesso sapranno che voi sapete che io lo sapevo, che loro sapevano quello che sapevamo, che adesso lo sappiamo, che loro sapevano quello che sapevamo da prima di sapere che loro lo sapevano, quello che noi sapevamo. E io ve l'ho fatto sapere. E voi saprete quello che sapevano senza che noi lo sapessimo. Avete capito? Beh, ci sono grandi corporazioni che non fanno altro che dare servizi gratuiti per avere dei dati sufficienti sui loro usuari. Questo mi fa ricordare un'aneddota. Nell'Unione Sovietica le linee telefoniche non costavano praticamente nulla. Non so, parlare con un vicino di casa a New York costava quanto costava un anno di chiamate telefoniche a un russo transiberiane. Quindi il telefono costava praticamente quasi nulla nell'Unione Sovietica. Potevi chiamare in tutta l'Unione Sovietica e ti costava 5 dollari l'anno. Però c'era un ma. Ogni tanto sparivano delle persone perché erano super spiati. Bastava dire qualcosa contro Stalin e il KGB ti faceva sparire. Quindi ti davano il telefono gratis, ma eri super spiato. Certo, anche negli Stati Uniti ti spiavano. Comunque lo dovevi pagare molto più caro il telefono. Adesso succede le stesse cose con internet. C'hai email, c'hai reti sociali, c'hai chat, c'hai carichi video e tutto. È tutto gratuito. Però come dice nel contratto che nessuno legge di queste cose, loro hanno il diritto e il privilegio di fare quello che vuoi con quello che carichi o con quello che trasmetti. Quindi anche applicazioni per cellulare che puoi fare delle chiamate wifi, quelle chiamate possono essere registrate e archiviate per mesi, per anni o per decadi. Quindi qualsiasi cosa tu dici, scrivi, fai, filmi, cerchi in queste applicazioni gratuite, includendo Google Chrome, Internet Explorer, rimane nella banca dati dell'azienda e tu non hai diritto a reclamare per questo. Perché ogni volta che accedi a un servizio, oltre a dare le email e il username e mettere la password, stai accettando una clausola che molte volte non si legge e che dice che tutto quello che farai sarà registrato e messo da parte. Quindi usi Gmail o Outlook Express e le tue email e le email che ricevi saranno archiviate, messa a disposizione dell'NSA, perché sono tutte sedi e corporazioni multimediatiche nordamericane, che poi saranno archiviate in Mountain Iron, per cui fra 10, 20, 50 anni possono usare quell'informazione, qualunque essa sia, incluso contro di te. E tu hai accettato tutto questo firmando la clausola, semplicemente facendo un clic su accetto. Per esempio, ti iscrivi a Instagram attraverso Facebook
E non hai tempo nel cellulare di vedere il contratto, ma il contratto dice qualsiasi cosa pubblichi in Instagram verrà archiviata. Quindi qualsiasi foto tu carichi, o link, o testo, o video, in Google Plus sarà archiviata. Quindi non è vero che loro tutelano la privacy. Loro quello che vogliono tutelare è il loro negozio, perché l'informazione la vogliono vendere, non la vogliono dare regalata. Con questo il vostro capitano Santen Chan ha parlato di tutto circa le informazioni informatiche, va in informatica. Ricordatevi che nella ex Unione Sovietica davano il telefono gratis per poi spiare la gente, e se dicevano delle cose sovversive farli sparire nei gulag. Le cose non sono cambiate oggi, soltanto che vi tocca pagare i servizi, ma potrete ricevere lo stesso stretto trattamento dalle reti sociali capitalistiche occidentali. Quindi poco importa il regime. Spiavano nell'Unione Sovietica, nel Terzo Reich, come spiano oggigiorno. Spero che questo vi sia interessato, vi sia piaciuto, vi lascio. Questo è stato un altro breve messaggio del vostro amico, il Capitan Santin Chan. Non lasciate di seguirmi, grazie.